Continuiamo a proposito di idee, c'è Agostino Carollo, anche lui candidato presidente, che oggi ha battuto il territorio a bordo di un vecchio autobus inglese a due piani. Non siamo a Piccadilly Circus, ma nella trentinissima via Giusti, dove il passaggio di un vecchio autobus inglese a due piani non passa certo inosservato. Se poi il glorioso mezzo è dotato di casse con woofer di ultima generazione che sparano musica a tutto volume, allora l'effetto sorpresa è assicurato. A bordo, d'altronde, c'è il DJ, produttore musicale e da qualche mese candidato presidente della provincia, Agostino Carollo. Va da sé che non ci si può certo aspettare la classica ingessata campagna elettorale. Battere il territorio sì, ma con stile, very British in questo caso, spiegando alla gente, soprattutto ai giovani, cosa farebbe per cambiare il Trentino se diventasse governatore. La prima cosa che faccio è elimino le auto blu subito, spengo le luci all'interno della provincia perché sono sempre accese e poi cerco di mettere tutti i giovani e le donne nei posti che contano, perché altrimenti sono sempre esclusi. Si parla sempre di giovani come il futuro, ma i giovani e soprattutto le donne sono il presente. È all'elettorato giovane che Carollo punta. Mancano gli spazi per il divertimento? No problem. Ho fatto arrivare apposta un autobus da Londra perché vorrei portare un po' dello spirito inglese della musica qui a Trento e far diventare il Trentino uno dei posti più belli dove si possa fare musica, i giovani si divertono, ma anche studino, ma con soddisfazione e si viva bene per tutti. E nell'attesa del responso delle urne si rilassa sul suo autobus. Nessuna polemica nei confronti degli avversari, nessun colpo basso, ma solo le intramontabili note di Bob Dylan. Feels like I'm knocking on heaven's door. Knock, knock, knocking on heaven's door. Knock, knock, knocking on heaven's door.